ragazzo un po' particolare, Davide Yoshi, venendo da una nazione un po' particolare, con delle sue, espressioni di questa, gente, ecco, non è che naturalmente era un ragazzo che naturalmente parlava poco. Però noi siamo stati contenti di questo ragazzo, dirò che adesso si è maturato molto anche come mentalità, ha avuto sicuramente dei momenti abbastanza difficili, ma qui ha trovato il massimo, se no Davor sarebbe stata fatica stare, che fosse stato in Italia, ha trovato un ambiente familiare, ha trovato il modo giusto per trovare serenità, di conseguenza. Poi ho avuto la fortuna di incontrare una ragazza che poi ha sposato, oggi ha dei figli, lavora ancora per noi, fa il settore giovanile, di conseguenza è tutto un dire, insomma. Come giocatore aveva due piedi eccezionali, perché naturalmente giocava bene, solo che giocavano come i brasiliani, naturalmente ogni tanto quando non prendeva uno andava via, ecco. Però a vederlo giocare era bello oggi, perché aveva i piedi, aveva fisicamente, mi ricordo quando ha fatto gli ultimi mondiali, tre cose, ha fatto due gol, e lì naturalmente è stato il massimo della sua espressione, credo, come giocatore. Questo non è stato un fenomeno, però sicuramente recepire il gioco italiano per una squadra. Adesso noi abbiamo un giocatore che ancora diventerà giocatore fra due mesi, lo dico adesso. Adesso non faccio il nome in questa intervista. Ci sono stati anche degli italiani che hanno queste caratteristiche e poi quando sono giovani poi diventano giocatori perché hanno la qualità. E direi che oggi si era ambientato abbastanza bene, fece subito bene, poi ebbe un calo non indifferente perché naturalmente camminava, non correva, ecco, aveva il modo di, come era il suo popolo, insomma, di non faticare, non era una questione di un carattere di una persona, era il modo di recepire che loro erano così, erano tutti così. Anche il suo nazionale non era, sì, c'era qualcuno che era sveltino, ma il resto tutti così, ecco, naturalmente, e avevano i piedi eccezionali, ecco. Però per noi ha fatto bene,
Dirò che naturalmente anche parecchi ragazzi hanno imparato da lui a recepire come giocava lui, e sicuramente perché lui come giocatore è stato grande, aveva i piedi anche come ti scartava, come saltava bene di testa, era di una pulizia fantastica, ecco. Era solo che era un po' lento come indole di cose, ma non perché fosse vagabondo, era quella modo di correre come sono i brasiliani, come sono loro, ecco. Non è che fosse una questione perché, naturalmente, quando lui faceva una corsa per arrivarci, gliela metteva tutta, però ci arrivava a volte, non è che non ci arrivasse. In ultimo era diventato anche più, cioè si era abbinato nel modo mentale, come i ragazzi nostri, e allora correva di più. Ma sul piano tecnico questo aveva due piedi, sinistra e destra, che erano fantastici, fantastici. Saltava i testi, scartava, a volte era pericoloso perché nello stretto non buttava, faceva fatica a buttare via la palla, ecco, perché era bravo, molto bravo.